Buongiorno e bentrovati ai telespettatori della Fonti TV. Apriamo la giornata di oggi con uno degli approfondimenti legati alla Tax TV Week, che è la settimana monotematica organizzata dalle Fonti TV, che ha diciamo come focus principale quello della Restart Economy. Quindi abbiamo questo approfondimento che durerà appunto fino alle 9:30, poi chiaramente torneremo come di consueto alle analisi dei mercati. Ecco, ma ora ci concentriamo su un tema davvero interessante e cruciale in questo momento, che è quello della gestione del risparmio e degli investimenti finanziari. È molto importante, appunto, in questa fase 3 per il governo la capacità di mettere sul piatto degli incentivi, delle riforme anche di natura fiscale che possano favorire gli investimenti da parte dei grandi risparmiatori che chiaramente nella fase di lockdown, come tutti, sono rimasti un po' alla finestra, gli investimenti, come dicevo, nell'economia reale e quindi a cascata sulla ripresa del tessuto imprenditoriale italiano. Ecco, ma analizzeremo questi aspetti concentrandoci da un lato sul ruolo chiave che ha il consulente finanziario nella gestione del risparmio, che rappresenta un po', diciamo, la bussola, la stella polare per i grandi risparmiatori nella scelta degli investimenti, e dall'altro vedremo quali riforme e incentivi effettivamente potrebbero incentivare appunto gli investimenti, tenendo presente il fatto che allo studio del governo c'è la famosa riforma fiscale. Affronteremo tutti questi temi grazie al nostro ospite di oggi che vi presento e che è Antonella Massari, segretario generale di IPB, l'Associazione Italiana del Private Banking. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi. Ecco, dottoressa, io partirei anzitutto da, se ci può fare un po' un inquadramento del settore del private banking e insomma, quali sono le caratteristiche distintive e quale può essere soprattutto il suo contributo alla crescita economica. Prego. Grazie, sì, partirei da un dato fondamentale. Gli asset gestiti oggi dal private banking superano gli 800 miliardi. Quindi una parte molto consistente del risparmio delle famiglie italiane, circa il 28% del risparmio finanziario complessivo. Perché questo tipo di risparmio è particolarmente interessante per lo sviluppo dell'economia? Da un lato, perché si tratta del risparmio in mano a individui e famiglie che hanno dei portafogli molto diversificati, hanno dei patrimoni che permettono investimenti di una parte nel lungo periodo e quindi quel tipico modello di investimento adatto al finanziamento della crescita dell'economia reale, del finanziamento delle piccole e medie imprese. Inoltre, nell'ultimo periodo, questo tipo di clientela ha mostrato di capire e di apprezzare che un rendimento interessante può avvenire nello scenario prima della pandemia, ma anche successivamente, con detenzione delle attività per un periodo me medio-lungo. Quindi tutte queste caratteristiche, diciamo, ne fanno l'ideale contributo alla possibilità di finanziamento dei progetti di crescita e di investimento delle piccole e medie imprese. Certo, quindi in questo caso c'è appunto un collegamento tra risparmio e crescita appunto del tessuto imprenditoriale, investimenti nell'economia reale. Sì, diciamo che quello che il private banking sta cercando di fare nell'interesse della clientela e anche nell'interesse del paese è proprio di mettere in relazione questa quantità di risparmio, che è molto significativa, con i finanziamenti della crescita economica. C'è anche da dire che questi sono patrimoni che consentono di fare questo, cioè che, data la diversificazione di cui avevamo parlato prima, hanno al loro interno la possibilità di avere una quota investita in attività in liquide. E anche questa è una caratteristica che non tutti gli investitori possono avere.
Certo, poi però chiaramente servono degli incentivi, chiaramente per poter effettuare questo tipo di operazioni. Si parla appunto di riforma fiscale allo studio del governo, già si conoscono un po', insomma, i contenuti. Lei come la vede? Allora, perché c'è bisogno di incentivo? Allora, l'incentivo di per sé non è che giustifichi l'investimento in questi strumenti, perché sono strumenti che vengono scelti perché consentono un rendimento nel lungo periodo più alto dell'investimento più tradizionale. C'è bisogno di un incentivo probabilmente. Perché è un mercato nuovo per l'Italia. Tradizionalmente l'investitore italiano si ricorda ancora l'investimento in titoli di Stato con cedole molto alte, che ha considerato fino ad ora privo di rischio. Adesso sta cominciando a considerare che non esiste quasi nulla privo di rischio. Quindi per avviare un mercato nuovo, di cui si conosce poco, di cui appunto la parte in liquida è molto consistente, probabilmente, e anzi è stato già dimostrato dai peer tradizionali, che l'incentivo fiscale aiuta e ha dei benefici, rende più attrattivo un investimento che di per sé darà i suoi frutti nel futuro, quindi ne aumenta il rendimento atteso. Ancora più importante, se pensiamo appunto che gli investimenti di cui stiamo parlando hanno un orizzonte temporale che va dai 5 ai 10 anni e anche di più. Infatti, se parliamo degli incentivi, già il governo ha capito, no, l'importanza di questi incentivi, tant'è vero che li ha applicati, li applicherà anche a quelli che vengono chiamati oggi peer alternativi, cioè i peer che somigliano, no, ai peer di prima generazione, ma che hanno all'interno un maggiore investimento in società non quotate di piccole dimensioni o quotate non nei grossi mercati regolamentati. Questo tipo di peer, i peer alternativi, appunto hanno un'esenzione fiscale sulle performance. Che cosa noi avevamo discusso con il MEF nel momento diciamo, del disegno di questi strumenti? Avevamo suggerito, per il momento non è stata raccolta questa nostra ipotesi, di applicare l'esenzione ai redditi. Questo perché, che ovviamente un'esenzione con detrazioni non del 100% ma parziali, perché trattandosi di strumenti con rendimenti nel lunghissimo periodo, l'investitore che non è abituato a questo tipo di a questa forma di investimento, che non lo conosce, che comunque ha un grado di incertezza sul futuro, specialmente oggi molto ampio, avrebbe subito il beneficio se potesse detrarre dai redditi una parte dell'investimento fatto in questi strumenti. La scelta del governo è stata diversa. Probabilmente si potrà attendere, ad esempio, quando saranno effettivi e cominceranno a essere collocati nei portafogli delle famiglie, vedere il successo che possono avere questi strumenti e capire se è necessaria una detrazione più significativa e immediata, che non necessiti l'attesa della scadenza dell'investimento, che Certo, comunque in poi molti casi è anche decennale, quindi molto in là nel tempo. sono chiaramente cruciali questi strumenti, appunto i peer alternativi, perché come diceva lei, diciamo, hanno come target le società non quotate, quindi direi il tessuto imprenditoriale italiano. Sì, la caratteristica che dobbiamo sottolineare è che l'Italia ha da un lato famiglie benestanti, ma mediamente benestanti, cioè se vediamo, se confrontiamo i patrimoni delle famiglie, anche clienti private italiane, con i patrimoni delle famiglie, non so, in America, in Asia, si tratta di patrimoni più contenuti e quindi anche hanno possibilità di investimento più contenuti rispetto ad altre aree geografiche. Dall'altra parte abbiamo imprese di piccole e medie dimensioni che rappresentano una opportunità di investimento proprio per i privati più che per i grandi fondi di investimento che si rivolgono a società di più ampia capitalizzazione o dimensione. Quindi avremo una combinazione perfetta tra l'investitore da una parte, che appunto l'investitore privato,
benestante, ma non ultra high network, e poi imprese di piccole e medie dimensioni che a loro volta presentano opportunità con ticket non grandissimi. Quindi diciamo che la combinazione dei due mercati è una combinazione ideale. Naturalmente ci vuole un trade union tra i due mercati. Noi pensiamo che per esempio il private banking possa rappresentare questo trade union, perché da un lato conosce questa clientela di famiglie con patrimoni interessanti e dall'altro ovviamente può mettersi in contatto con queste imprese anche attraverso degli intermediari, insomma, che stanno nascendo in questo momento. L'aiuto dello Stato, soprattutto fiscale, ripeto, è senz'altro qualcosa che in un mercato che sta nascendo può essere una spinta interessante, ma l'ha capito anche lo Stato, ovviamente, Certo, anche il assolutamente. governo. Faceva appunto riferimento all'importanza appunto del ruolo del private banker e le chiedo appunto, visto il contesto attuale di forte incertezza, Incertezza. qual è appunto il ruolo del consulente finanziario nell'ambito appunto del servizio di consulenza finanziaria che deve offrire? È venuto, diciamo, ancora più chiaro, si è mostrato ancora più chiaro in questo periodo, dove gli investitori, prima di tutto, è aumentato il grado di incertezza, di paura, di preoccupazione, innanzitutto per la propria salute. Accantonata questa paura, che era quella tipica dei primi giorni del lockdown, della pandemia, si è cominciato a guardare al proprio patrimonio, e anche lì, la paura è emersa. Perché in un primo momento tutti i mercati sono crollati. E qui è emerso chiaramente il ruolo del consulente, che è stato un ruolo di iniettare razionalità in un momento di grande emotività. E questo ruolo è stato fondamentale. Poi con quello che è successo dopo, perché ad esempio se vediamo cosa hanno fatto i mercati, c'è stata una ripresa dovuta anche alla pronta reazione di tutti i governi e della comunità europea che hanno iniettato liquidità. Ora, il consulente che probabilmente ha a disposizione di più strumenti per capire i mercati finanziari, per anche conoscere le esigenze della propria clientela, le quali in quel momento non avevano forse bisogno di realizzare i propri investimenti. In quanto generalmente abbiamo visto che in realtà i risparmi sono cresciuti, non avendo neanche la possibilità di spenderli, i propri risparmi. Certo. Quindi il consulente si è affiancato, ha spiegato ed è stato il suo ruolo e ha, diciamo, favorito una reazione razionale alla situazione. Questo è dimostrato anche dal fatto, noi abbiamo i dati oggi solo, del mese di marzo. Dei patrimoni gestiti dal private banking, e questi dati ci dicono che ovviamente le performance sono precipitate e poi sono risalite successivamente, ma abbiamo registrato una raccolta netta positiva. Questo è proprio una testimonianza del ruolo della consulenza. I consulenti si sono affiancati ai loro clienti, hanno usato il digitale finalmente ai massimi. Se c'è diciamo, un risvolto positivo di questa pandemia è stato che è attivato l'utilizzo strumentale finalizzato agli obiettivi della clientela dello strumento digitale, che è stato usato massicciamente. E devo dire che siamo stati noi i primi a essere stupiti di come gli operatori fossero già pronti, pur non avendolo usato così massicciamente prima, erano già pronti per affiancare il cliente a distanza. Su richiesta del cliente, perché l'altra tipica osservazione del settore è che il cliente preferisce il rapporto umano, che rimane vero, ma in questa fase in realtà è stato proprio il cliente a chiedere un rapporto a distanza e probabilmente questo rimarrà ancora per un periodo, Certo, poi considerando che il l'età media famoso dei tema nostri clienti. dell'intelligenza artificiale, no? Però un conto è un rapporto a distanza, ma comunque con un consulente che, lo ricordiamo, rappresenta veramente, ho detto prima, la bussola, la stella polare, ma proprio anche è il confidente, no? dell'investitore e soprattutto in un periodo così difficile come quello che abbiamo passato.
Sì, devo dire che c'è l'abitudine da parte del consulente di conoscere tutti gli aspetti, prima di tutto finanziari, ma non solo familiari. E devo dire che l'appuntamento quotidiano, quindicinale o comunque regolare col consulente è stato anche un modo di veramente rassicurante durante questo periodo, così ci dicono i consulenti. La clientela non si trova, quella che ha la possibilità di essere affiancata da una consulenza di private banking, si è sentita accompagnata, non si è sentita sola e quindi è emerso anche proprio il ruolo a 360 gradi un po' di questa figura che deve avere tante competenze. Eh sì, poi appunto la capacità di rassicurare, saper indirizzare, diciamo che stiamo andando incontro anche nell'ambito della consulenza finanziaria a una nuova normalità. Sì, questa nuova normalità è fatta di tante novità però, cioè è una relazione mista, molto più digitale e comunque il fisico tornerà sicuramente fondamentale, ma soprattutto un'altra cosa che secondo me è emersa è la capacità di leggere gli scenari, le vicende. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti perché riceviamo tantissime informazioni, anche contrastanti, lo vediamo anche nel fattore sanitario, lì nessuno ci aiuta più di tanto. E anche ne nella parte finanziaria, qualcuno che ci faccia lasciare da parte le notizie che non ci interessano e focalizzarsi su quelle che ci interessano, alla luce del nostro portafoglio, alla luce dei nostri obiettivi, della conoscenza della famiglia, anche dell'attività produttiva. Abbiamo un 20% di clienti che sono imprenditori, quindi veramente anche un lavoro in questo momento umanamente entusiasmante. Certo, poi entrando ancora di più nel dettaglio, le chiedo appunto qual è stato l'impatto dell'emergenza Covid sui portafogli della clientela private. Allora, naturalmente, come ci si aspettava e come è logico, c'è stato un aumento del peso della liquidità. Il che significa non tanto realizzo di investimenti esistenti, quanto il non reinvestimento di investimenti a scadenza. D'altro lato, però, è aumentato il peso, ad esempio, dei prodotti assicurativi sul totale degli asset. Il che cosa significa? Significa che c'è stata anche qui una reazione abbastanza razionale. Da un lato, ovviamente, la liquidità per aspettare i momenti più opportuni per rientrare negli investimenti, e dall'altro, comunque, un atteggiamento favorevole verso investimenti di protezione di medio-lungo periodo. Quello che dobbiamo valutare da qui al futuro è il ritorno che si era già avviato in passato all'allungamento delle scadenze degli investimenti. E qui di nuovo, no, si è parlato dei PIR e qui anche il governo ha capito che la leva fiscale può essere un tema, e si sono allungate anche le scadenze dei titoli pubblici offerti, forse non abbastanza. E stiamo sempre però parlando di quella parte di clientela che può diversificare molto sul portafoglio. Tant'è vero che su certi strumenti, torniamo a parlare degli strumenti di finanziamento dell'economia reale, generalmente il peso consigliato va sul 10, massimo 20% del proprio portafoglio. Quindi oggi abbiamo liquidità a disposizione. Devo dire che i mercati sono già risaliti, quindi forse vedremo dei dati a giugno diversi di quelli che abbiamo visto a marzo. Comunque l'opportunità oggi è proprio di trovare degli investimenti per la liquidità che comunque è elevata, che possano dare delle soddisfazioni nel medio periodo e perché no, possono aiutare la ripresa economica del paese. Certo, lei faceva riferimento poi al dialogo che avevate avviato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le chiedo se auspicate a un ruolo, diciamo, tra virgolette, consulenza anche nei confronti del governo e se Ma noi parliamo con i tecnici, ovviamente noi siamo dei tecnici sì. e parliamo con i tecnici.
I politici poi hanno tutta una loro agenda. Devo dire che comunque i politici poi quando devono proporre qualcosa si devono rifare i tecnici. Quindi il nostro obiettivo soprattutto è di rendere, di dare delle indicazioni ai tecnici sia del MEF, del MISE, Banca d'Italia eventualmente, ma diciamo MEF e MISE, soprattutto per far riconoscere questa categoria di investitori. Secondo noi non è ancora del tutto chiaro il ruolo che ha il private banking, che gestisce i patrimoni cospicui di quelle famiglie che possono fare la differenza nella diversificazione dei loro portafogli. Noi non possiamo pensare che un piccolo risparmiatore possa investire in asset class, in liquide, che sono quelle che vanno a finanziare l'economia reale, perché non ha senso, perché deve essere liquido, perché per i bisogni imminenti. Mentre c'è tutta una categoria piuttosto ampia di investitori che lo può fare e coloro che sanno molto ascoltare il loro consulente, come si è visto dalla reazione anche all'emergenza sanitaria, cioè il consulente ha un ruolo chiave. Naturalmente il consulente per primo deve imparare quali sono i nuovi strumenti, le nuove opportunità e conoscere molto bene il suo cliente e deve avere alle spalle una struttura che lo aiuta. Nessuno può sapere tutto, no? Quindi anche avere dei backup importanti. E secondo me il governo e le autorità dovrebbero sempre di più riconoscere il ruolo propulsivo di questa parte del risparmio delle famiglie. Certo, appunto, contiamo assolutamente che lo facciano perché, come diceva lei, in gioco ci sono risorse molto importanti da immettere nell'economia reale. Dottoressa Massari, io la ringrazio molto per essere Grazie stata con noi, per il suo contributo. Antonella Massari, segretario generale IPB, grazie. a voi. Grazie. Le Buon auguro un lavoro. buon lavoro Anche a altrettanto. voi. Ecco, saluto i nostri telespettatori e dopo di me ci sarà appunto la nostra Manuela Donghi con la consueta analisi dei mercati. Grazie di nuovo, restate con noi.